Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha restituito alla città dell'Aquila il palazzo ex Gil di via Jacobucci. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il rettore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia, il sottosegretario all'istruzione Vito De Filippo e l'ex ministro Fabrizio Barca. Ospiti d'onore i premi Nobel per la fisica Carlo Rubbia e Barry Barish. Nel corso del suo intervento Di Pangrazio ha ricordato come in soli 3 anni il Consiglio ha messo in moto e concluso il cantiere del palazzo e oggi lo riconsegna alla città mettendo un altro tassello verso la compiuta ricostruzione del capoluogo di regione. L'ex ministro Barca ha ricordato l'iter per raggiungere l'importante traguardo. Che sono 5 governi della Repubblica, è stato ricordato oggi, 2 presidenti di regione, partiti diversi, che ci dice una cosa: quando le sono di alta qualità e si confrontano con i cittadini e vengono discusse e dibattute, che non basta che siano di alta qualità, non quindi in un luogo chiuso, trasparenti, discusse, contrastate e valutate. In questo paese alla fine si arriva in porto, ci si arriva presto, perché alcuni degli studenti che si sono già laureati, hanno già preso i loro PhD e sono adesso collocati in alcuni posti del mondo. Questa diffusione all'Aquila si cresce, già avviene a 8 anni dalla prima idea, è un dato straordinario. Mentre il rettore Coccia ha sottolineato l'importanza della nuova struttura per il GSSI e per i suoi studenti. È un edificio splendido, chiunque ha avuto occasione di vederlo lo sa, che è tornato a nuova vita, perfettamente sicuro dal punto di vista sismico, tra l'altro, e è un edificio di rappresentanza che per il Gran Sasso Science Institute è un onore avere ed abitare.